esempio il sistema degli appalti non funziona più, un'assemblea pubblica per connettere tutte le lotte. Sì, il sistema degli appalti è la grandissima precarietà del mondo del lavoro industriale perlomeno, ma non solo industriale, se pensi anche al commercio, tutto il risparmio dei costi che si fa nella pubblica amministrazione in particolare è fatto tutto sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti. Ogni volta che c'è una gara di appalto, un cambio appalto, questi lavoratori vedono messo a rischio il posto di lavoro, vedono messo a rischio il salario, vedono messo a rischio i diritti e ricominciano da zero, con periodo di prova, con i nuovi rapporti di lavoro, come se fossero dei lavoratori appena arrivati, pure se sono da 20 anni che stanno in quel posto di lavoro. E il sistema degli appalti garantisce la sicurezza e la qualità di tutti i servizi e in molti casi si tratta di intermediazione di manodopera, in realtà, in moltissimi casi, e di accettare il fatto che appunto il massimo ribasso non sia dato sulla visione degli sprechi, ma è dato sulla pelle dei lavoratori. Questo sistema non può più funzionare. Andrea, persino all'apice dell'amministrazione, alla Camera dei Deputati, il problema è sempre lo stesso, appalti al massimo ribasso e si vive tutta la vita come dei ragazzini che ogni anno ripartono da zero nella carriera lavorativa. Più che da zero, insomma, siamo ripartiti un po' da meno zero, perché noi praticamente, ecco, quello che avevamo chiesto era semplicemente il mantenimento del contratto precedente, invece questo qua diciamo che non c'è stato consentito perché ci hanno proposto da un contratto metalmeccanico un contratto artigianato, perdita di buoni pasto, perdita di scatti di anzianità, non assunzione completa di tutto il personale, insomma, che ha sempre lavorato qui, noi siamo qui dentro da 15-16 anni, qualcuno anche 17 e praticamente niente, non ci sono stati neanche dei margini di trattativa, nulla, come se tutto questo ribasso riguarda la gara alla Camera dei Deputati lo abbiamo pagato noi, in sintesi. L'azienda diciamo esistente, l'azienda per cui noi siamo dipendenti, nell'impossibilità di ricollocarci ci ha messo in cassa integrazione. Quindi io poi dopo mi chiedo anche il perché, se diciamo per il ribasso che ci abbiamo tagliato per risparmiare poi. No, poi alla fine noi andiamo comunque sempre a gravare sullo Stato, anzi poi da vedere se in misura maggiore rispetto insomma se ci avessero riassunto. E oltre che a ribasso, proprio una questione di appalti fasulli, almeno all'inizio, ti permetto che siamo lì dentro da 20 anni, quindi all'inizio la ditta nostra, la Rotoclass, vinceva appalti in continuazione tutte le volte per stare là dentro, ogni qualvolta c'era l'appalto lo vinceva lei. E noi abbiamo prestato servizio per tanti anni, cioè colleghi per 20 anni, io per 10, facevamo lavoro da archivisti lì dentro, avendo contratto da metalmeccanico, ma impiegati a braccio con i dipendenti della cassa, quindi questo ci ha portato poi a fare una denuncia contro la Cassa Depositi e Prestiti, fare una causa dove abbiamo vinto il primo grado ma perso l'appello, perché giustamente quando vedono Cassa Depositi e Prestiti vedono la Camera dei Deputati, praticamente la Camera d'Appello ci ha dato contro, la Corte d'Appello. Adesso siamo in attesa anche di prendere qualche soldo, perché praticamente è un anno che non percepiamo né stipendio né cassa integrazione dove la ditta ci aveva collocato, sia in ordinaria che in straordinaria, e noi è un anno che non prendiamo un soldo dalla nostra ditta. Giovanni, massimo ribasso per risparmiare e far risparmiare la comunità, in realtà questo risparmio lo pagate voi lavoratori, un modo oggi per unire le lotte di tutti i lavoratori degli appalti. Sì, noi ci troviamo in una situazione molto strana, perché noi appartevamo al gestore aeroportuale Aeroporti di Roma, il quale è un progetto che parte dall'IRI, e nello stesso progetto ci stava una qualità estrema su quello che poteva essere il servizio al consumatore. Oggi abbiamo molti disagi a Fiumicino, e questi disagi ovviamente dipendono proprio dal fatto degli appalti che vengono dati al massimo ribasso, in cui siamo rientrati anche noi, che siamo la manutenzione, noi svolgiamo la manutenzione dei mezzi aeroportuali, i quali sono stati ceduti con un'esternalizzazione a una società che fa servizi, la quale in questo momento si trova in difficoltà e ha deciso di abbattere al massimo i costi. Ovviamente questo inciderà non solo sulla qualità del servizio che andrà dato, ma anche sulla sicurezza, e soprattutto oggi parliamo anche di un esubero di 50 persone. Questa cosa cerchiamo
di combatterla. In questo momento ci sta vicino la FIOM, speriamo che anche qualcuno al governo, al Parlamento ci possa aiutare o che comunque venga sensibilizzato, anche perché questi sono soldi pubblici e nel biglietto del passeggero all'interno c'è anche la sicurezza e ci sono ovviamente anche la manutenzione dei mezzi. Il sistema degli appalti non funziona, o meglio, il risparmio è illusorio perché poi viene scaricato sulla manodopera. Assolutamente, questa tipologia di gare d'appalto al massimo ribasso, laddove ci stanno i servizi, dove c'è l'alta densità di manodopera che incide praticamente totalmente sul costo di gestione, quindi come costo del lavoro, produce il taglio al costo del lavoro. Il taglio al costo del lavoro significa taglio all'occupazione e taglio ai salari sostanzialmente. Quindi quello che bisogna fare è impedire che questa logica del massimo ribasso incida appunto sui diritti dei lavoratori. Come si fa? Intanto cancellando la norma al massimo ribasso come criterio di gara d'appalto e cercando di smascherare quelle gare che per tipologia gli assomigliano e quindi di salvaguardare molto semplicemente i diritti dei lavoratori estrapolando il costo del lavoro da qualsiasi gara. Quello deve rimanere intatto in tutte le gare. La competizione gli imprenditori la devono fare sulla qualità del servizio offerto e sulle tecnologie innovative che utilizzano, non sul costo del lavoro.